Centauro sono state rimosse croste nere, depositi di particellato, strati di calcare che alteravano i valori cromatici delle superfici, restituendo così a vista il senso dell'effetto che gli antichi costruttori avevano voluto proporre con la scelta di materiali di colore diverso. Il bianco del marmo di San Giuliano e il grigio della pietra di Filettole tornano a sottolineare con preziose geometrie l'architettura della torre. Ma l'usura del tempo e le tracce lasciate dai frequenti interventi hanno segnato in modo indelebile le superfici. Tutto ciò non può e non deve essere cancellato. Del passaggio del tempo deve poter restare memoria e le superfici non possono ritrovare il candore della pietra appena scolpita.